diciamo dal ruolo, appunto, come il ruolo è, che parte hai fatto un film? Io interpreto Luca Peiron, che è questo personaggio che a un certo punto arriva nella vita della, diciamo così, della protagonista di Emily, perché è stato un compagno di studi della sua mamma, ed è un personaggio che ha tutte le caratteristiche per entrare in pianta stabile, nel senso che ha una frequentazione con la mamma, con la quale non si capisce se in passato ha avuto anche una storia o no. Ed è un personaggio che ha un doppio risvolto, perché da un certo punto in poi avrà una presenza che non sarà più solo motivata dal rapporto pseudo amoroso con la mamma della protagonista, ma per altri, come dire, ma che si paleserà in un altro modo che però non si può svelare. Com'è il tuo rapporto con l'Egitto? Allora, il mio rapporto con l'Egitto, devo dire che in realtà è una realtà che conosco poco e che ho conosciuto a livello in primis scolastico. Dopodiché dicevo prima che è stato interessante anzitutto perché è un modo per veicolare una realtà, se vuoi, più istituzionale da un punto di vista culturale, in maniera diversa ai più piccoli. Io sono papà di una bimba di 9 anni, quindi questo mi ha permesso di ricordare e imparare cose nuove per poi potermene vantare con mia figlia, citando fonti comunque vere, ma nello stesso tempo sono convinto che sia l'esempio che, se fai avvicinare i più piccoli a una realtà apparentemente più istituzionale, in un modo che può essere quello del film, della favola, della storia, della narrazione, quindi diciamo un po' più educational, ironico, fa sì che loro poi, se dovessero decidere di rimanerci, ci rimangono più volentieri. Se da subito tu dici a un bimbo ti porto al museo, lo dico per esperienza personale, è chiaro che da subito lo metti in condizione di imporgli qualcosa. Così, secondo me, è un modo per farlo arrivare e poi sceglierà lui se restarci o no. Il capo vuole il suo cuore, gli dei non te lo permetteranno perché tu non sei un faraone!